2-1. La capolista se ne va. E dove va, ragazzi? Ottava giornata. Non gridiamo già. Cioè, non esaltiamoci, perché cominciamo sempre così, quindi non esaltiamoci. Tu sei contenta? Tanto, sì, tu sei contenta, secondo me. Dici la tua, tu con noi, dici la tua. Vabbè, a parte gli scherzi, ragazzi, ciao, benvenuti o bentornati qui sul mio canale. E ragazzi, sono stracontento, sono contento perché, è vero, non meritavamo. È vero, inizialmente davvero non meritavamo di vincerla questa partita. Una partita che si preannunciava già difficile di suo, perché dato che metto come sfondo Salerno, si preannunciava già difficile di suo. Per come è andata davvero ci dobbiamo ritenere fortunati. La Salernitana che dunque si deve dividere il primato con l'Empoli, Salernitana che ha giocato bene, Salernitana che solo nel secondo tempo è riuscita a trovare un buon equilibrio ed è riuscita a giocare a calcio. Tutti quanti comunque abbiamo... Cioè, nel secondo tempo la differenza comunque l'ha fatta la corsa di Ciccerelli, la sua velocità, eccetera. Belez ha giocato bene, davvero ragazzi, Belez migliore in campo, 7,5. Belez veramente ha fatto una partita incredibile. Poi Aya, un 6,5 per lui. Qualche errorino comunque c'è stato difensivo, però ci può stare in questa partita che era molto difficile, ripeto, contro la Cremonese che... veniva, che viene da varie sconfitte, e non è facile, non è mai facile affrontare delle squadre così, ragazzi, ve lo posso assicurare, non è facile. Poi abbiamo in difesa Gyomber che anche lui 6,5, non è stato perfetto, però la partita l'ha fatta. Abbiamo Lopez 6,5 anche per lui. Casasola, voglio premiarlo con un 7, perché comunque ha fatto varie finte, ha fatto una finta molto bella in area di rigore, ha messo un buon cross. Viene ad uscire Gatto mentre registro, come al solito. Raga, quindi veramente bravi tutti quanti, devo dire la verità. E bella, gran bella partita della Salernitana dunque. Poi comunque secondo me migliore in campo, io credo come al solito, Milan Djuric, perché Milan Djuric ancora una volta, non per il gol, per carità, ha fatto la differenza ancora una volta. Anche Kupić ha giocato benissimo, davvero complimenti anche a questo ragazzo del Bari che adesso mi scrivo, eccomi. Questo ragazzo del Bari che sta facendo molto bene qui alla Salernitana, quindi complimenti anche a lui. Vorrei passare al centrocampo con Capezzi, praticamente inesistente, ragazzi, voglio dare un'insufficienza, voglio dargli un 5, davvero. Capezzi io non l'ho visto, raga, sinceramente non so se l'avete visto voi, io non l'ho visto Capezzi. Poi come altro centrocampista abbiamo Ciccerità, che non mi è piaciuto tanto, ma gli do un 6 per incoraggiarlo a fare meglio. Andrea Anderson neanche mi è piaciuto e gli do anche a lui un 5,5. Voglio dare un 6,5 a chi è entrato e ha fatto bene. Voglio dare un 6,5 a Ciccerelli, voglio dare un 7,5 a Kupić, un 7 a Djuric e un 6 di incoraggiamento a Tutino che purtroppo dalla partita col Pisa non sta trovando più reti. Spero che ritrovi la rete al più presto, perché con i suoi gol davvero possiamo sognare, possiamo avere una coppia da sogno in attacco insieme a Milan Djuric. Ragazzi, io sono comunque del mio parere di Lotito eccetera eccetera eccetera, però pensiamo a fare bene e poi si vedrà il resto. Quando c'è da criticare, criticheremo. Ragazzi, il mio video finisce qui. Ricordo il risultato: Salernitana Cremonese 2-1 con i gol prima di Balzania. Ottimo gol di Balzania i primi minuti, ma non è mai buono quando uno segna i primi minuti. E poi i due gol di Milan Djuric al tramontare quasi del primo tempo, e poi il gol di Thomas Kupić di testa alla Milan Djuric, tra l'altro. Due gol di colpi di testa, quindi. E quindi ragazzi,
Dunque, chiudiamo qui il nostro video, io vi saluto, vi ringrazio, lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi, sempre forza Salernitana, e adesso la capolista se ne va, aspettiamo un attimo.